Ciao ragazzi, io sono Furin Kazan e sono tornato qui oggi sul canale del clan con questo nuovo video. Allora, il gameplay di oggi è un doppio nuclear in solo con 100 più 1 lethal. Il giocatore è JTF Creeper, mappa Nuketown, modalità postazione, arma VMP, per il resto, come sempre, commenti e qualcuno provvederà. Allora, l'argomento di oggi è, diciamo, tra attualità, filosofia, adesso vediamo, dipende, una cosa che voglio discutere con voi e ho trovato adesso il momento per farlo, perciò credo che possa essere interessante anche attuale, che possa dirvi qualche cosa che possa essere utilizzato per capire alcune situazioni. Allora, parliamo oggi di una teoria di pensiero che è classica di Robert Merton, che è stato un pensatore di metà Novecento, ma non è importante questo, è importante il contenuto. Non ha un vero e proprio nome, ma viene ricordata come profezia che si autoavvera. Allora, non è niente di metafisico o sovrannaturale, tutt'altro. È una teoria che viene spiegata più tranquillamente con un esempio che con una definizione. L'esempio è questo. Viene detto che una banca è in fallimento. Sapete benissimo che uno mette i soldi in banca per tenerli al sicuro e perché fruttino un qualche interesse, per basso che sia, però gli obiettivi sono quelli. Ovviamente, se voi avete l'idea che una banca sia in fallimento, non mettete i vostri soldi perché avete paura di non averli un domani. Fin qui direi che non ci sono problemi. Il problema sorge ora, cioè voi fate questo ragionamento perché l'uccellino vi ha detto quella banca lì è in fallimento. Va bene, allora voi non mettete i soldi. Ok, la banca non ha grossi problemi, voi avete risolto, avete aggirato l'ostacolo, non è successo niente. E il punto è che questo non succede solo con voi, succede con tutti. Ora, dov'è il senso della profezia che si autoavvera? È nel fatto che io posso mettere in giro una voce assolutamente falsa, che viene diffusa come una catena. Io dico a te che mi ascolti, quella banca, la banca Z, è in fallimento, al che tu non metti soldi e tu dirai minimo minimo alla tua famiglia e ai tuoi amici più stretti: guardate di non mettere i vostri soldi lì perché la banca Z è in fallimento. Immaginate che questo venga fatto da tante persone, ma anche solo da una persona all'inizio. Ogni persona ne contatta 20 e dice la stessa cosa. Ogni 20, ognuna di quelle 20 ne contatta altre 20. E voi al primo colpo avete già centinaia di persone che sanno che quella banca è in fallimento, anzi, che pensano che quella banca sia in fallimento, ma lo pensano a tal punto da dirlo ad altri. Ora, in pochissimo tempo, quella banca andrà in fallimento davvero. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà, i fatti spesso, vengono pilotati. Voi non sapete se quella banca è in fallimento, non siete laureati in economia e commercio, non avete nessun tipo di carica all'interno di quella banca, per cui se siete i tesorieri, se siete amministratori delegati, sapete che quella banca è in fallimento, ma non lo siete, non lo sapete, eppure agite lo stesso come persone che lo sanno. Questo crea un meccanismo a catena che distrugge completamente quella banca. Ora, questo è un esempio che è stato spiegato tempo fa appunto da Merton e che doveva andare anche a esplicitare le motivazioni per cui ci potessero essere dei crolli in borsa, perché il crollo in borsa è la stessa cosa. La borsa funziona in modo che più persone comprano l'azione di un certo titolo, di una certa azienda o altro, più quello sale di prezzo, ovviamente più quello vale, anzi, e il meccanismo contrario è lo stesso rispetto a quello della banca. Perciò, questo per dirvi, perché potete dirmi bene, quindi questo funziona anche in altri sensi.
Banalmente nel mondo dei videogame, nel mondo di YouTube, quando 2 anni fa tanti hanno detto Call of Duty è morto perché c'era Ghost al posto che Black Ops 2, questa è stata la stessa cosa. Tanti che invece non avevano quel pensiero lì hanno cominciato a pensarlo, e avanti. Ogni cosa che voi dite ha un effetto su qualcuno, e quel qualcuno utilizzerà quell'effetto, e alla fine l'effetto sarà molto più grande. Perciò prima di prendere una posizione pensateci sempre bene, e si ricollega anche un pochettino al discorso dell'altra volta, ragionate con la vostra testa, perché vedete benissimo com'è semplice causare dei grossi problemi, e questo quando poi si riflette sul personale è tosto, perché quando voi dite un qualcosa di una persona e tutti continuano a dirlo, a ripeterlo, e si diffondono idee sbagliate, beh, questo può portare a effetti davvero gravi per una persona, come li portava per una banca, che poi si riflette su una moltitudine di persone. Perciò pensateci bene. Questo era il commentario di oggi, spero vi sia piaciuto, spero di essere stato chiaro, a volte magari ero un po' contorto. Se non avete capito bene o se volete sapere altro, mi raccomando, scrivete nei commenti che risponderò come sempre. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a lasciare un like, un commento, anche volendo un'iscrizione al canale, e noi ci sentiamo come sempre al prossimo video. Ciao. Il GTF, ti ammazzati, ti sparati. Quando arrivo devi farmi passare.